archiviata la partita di Coppa Italia per l'Inter, arriva sullo sfondo il derby di Milano, il secondo in poco più di un mese, probabilmente questo pesa ancor più di quello di Supercoppa. Good morning Inter fans, buongiorno tifosi nerazzurri, ci proiettiamo già alla sfida di domenica tra Inter e Milan in un momento molto complicato per le due sponde di Milano, per motivi non soltanto di campo ma ovviamente anche e soprattutto extra campo. Da un lato il caso Leao, dall'altro quello di Skriniar e non solo, la necessità di recuperare Brozovic e non solo, di decidere anche del futuro di Romelu Lukaku. Ecco, Inter e Milan sconvolti soprattutto extracampo, mi verrebbe da dire. Da un lato però la scaramanzia regna sovrana per quanto riguarda gli interisti, che pensate non vincono, non possono esultare per un derby vinto in casa in campionato da 3 anni. Era il 9 febbraio del 2020, super rimonta dell'Inter di Conte dopo essere stata sotto di 2 reti nel primo tempo, poi la vittoria per 4-2 nella ripresa. E da quel momento però nei derby casalinghi 2 vittorie per 2-1 del Milan, e l'ultima tra l'altro coincide, farà anniversario proprio domenica 5 febbraio con il derby in cui si è girato Giroud, che ha di fatto consegnato lo scudetto al Milan l'anno scorso, comunque ha avviato quella cavalcata di rossoneri, rossoneri che vivono probabilmente uno dei momenti più complicati della gestione Pioli. E a tal proposito, insomma, ci sarebbe da dire che un'eventuale vittoria dell'Inter domenica probabilmente, oltre ad acuire il momento di crisi del Milan, che ricordiamo non vince da un mese, l'ultima vittoria contro la Salernitana, di fatto acuirebbe ancora di più i rimpianti per lo scudetto sciaguratamente gettato nel cestino esattamente un anno fa. Ma ormai quella è acqua passata, l'Inter deve concentrarsi su questo derby in un momento molto delicato, perché Pioli ha già annunciato battaglia. L'Inter arriva in un momento tra virgolette favorevole in campionato, perché è tornata la vittoria contro la Cremonese, un derby che per certi aspetti forse pesa anche più di quello di Supercoppa. Una vittoria nerazzurra servirebbe per acuire ancora di più la crisi del Milan, una del Milan servirebbe magari ad aumentare, a incrinare le incertezze di Inzaghi, soprattutto extracampo, ma anche e soprattutto a rimescolare le carte in ottica corsa alla Champions League. Ecco perché la domanda oggi la facciamo a voi tifosi nerazzurri: quanto pesa questo derby di domenica, se pesa più o meno di quello in Supercoppa che l'Inter ha vinto, acuendo ancora di più il momento delicato del Milan, che ne ha presi 5 dal Sassuolo, ne ha presi 4 dalla Lazio, e ora i tifosi nerazzurri incrociano le dita. La scaramanzia fa parte del pianeta Inter, anche e soprattutto in vista di un derby. A domani, ciao! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.